perderti nessun contenuto su questo canale, ti invito a premere la campanella per ricevere ogni giorno i feed e a passare da Instagram per contenuti sempre esclusivi. Buona visione! E benvenuti in questo 10° episodio dell'Extreme Crazy Loca Pokémon Bianco 2. Mi fa stranissimo guardare la facecam perché è cambiata di posizione, ma dettagli. Ragazzi, nello scorso episodio abbiamo fatto un sacco di cose, tra le quali evolvere Petilil in Tangrowth, che fa cagare al cazzo, catturare Vaiolo, che fa cagare al cazzo, catturare i Fail, che è incredibilmente buono, e svanculare la registrazione, perché sì, nello scorso episodio mi sono dimenticato di registrare l'audio della mia voce. Chiedo umilmente venia. Ho comunque cercato di rimediare nel miglior modo possibile quei 10 minuti di avaria. E niente, oggi ragazzi siamo tornati qui. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace, perché dobbiamo risollevare questa serie dai feed che sono morti, ragazzi. Quindi proviamo a raggiungere i 250 like per questo episodio. Ragazzi, questo è il team. Abbiamo in squadra Eiffel e Vaiolo. Non ho messo Tangrowth perché veramente è più scarso di Vaiolo, raga, e ce ne vuole. Guardate le sue statistiche. So che state vomitando, però provate a trattenervi a fine video. Se fino a fine video non avrete vomitato, vi invito a scrivere un commento con hashtag ce l'ho fatta, per piacere, così capirò. Cioè no, non fatelo, che in realtà che poi mi intasate tutti i commenti. Allora, dobbiamo andare a nord, signori. Dobbiamo andare a nord perché c'è questa bellissima cosa. Spoiler, sì, l'ho già registrata sta cosa qua, cioè proprio sta scena qua, perché mi laggava l'emulatore e quindi poi l'ho dovuta rifare. Gesù bambino. Ah, aspetta, diamogli una voce molto molto saggia. Ah, dunque gli interessa la storia del Team Plasma. Forse ascoltare la storia raccontata dagli stessi protagonisti ti aiuterà a capire meglio. In generale i visitatori sono sempre benvenuti, ma prima di accoglierti vorrei mettere alla prova. Forse non avrei dovuto sfotterlo così tanto, anche perché a quanto pare è diventato membro di Super 4 nel mente. Cioè... Vabbè, allora ha imparato un po' di mosse, raga, ma tanto voi non lo sapete perché mi sa che le sue mosse a malapena le avete viste, quindi scialla. Pugno rapido, vai, pugno rapido, raga, c'è una cosa come 105 di potenza e priority. Cioè praticamente è Cristo, il Cristo delle mosse, ragazzi. Allora, perfetto, dai, forza, vediamo di andare KO. Ogni tanto mi chiedo se la mia vita abbia un senso e la risposta di solito è no. Di solito la risposta è no. Vendetta. Io non ti ho fatto niente. Ma la madonna. Soggiogato da un Meryl, ragazzi. Voi ditemi se avete fatto una figura di merda peggiore di questa. Stai fermo, ma c'è l'attacco di mia madre. Abbagliante, guarda che roba. C'è l'attacco di mia nonna che cucina le lasagne. È fortissimo. Ma Gesù bambino. Gesù le bambin, come direbbero i francesi. Ma che è tutto ciò, signori? Allora, ferma. Abbagliante. Oh, grazie, Menki. Grazie, Menki. Evita l'attacco con i tuoi denti a forma di cuore. Ok, no, no, ok, sì. Sì, ok. Cioè, voi ditemi se uno deve rischiare di perdere contro un Meryl. Ok, 2800 pochi dollari, che sono praticamente lo stipendio di un operaio. Cioè, aspetta, Joyce Gabbado. E questo allenatore? E questo allenatore? Ok, perfetto. Basta fare la voce triste perché mi si stanno veramente sputanando le corde vocali. Voi non avete idea. Lascia che mi presenti. Ok, dai, su. Siete anche voi membri del Team Bufu, non è vero? Non vedo che differenza ci sia tra voi e quei maledetti ladri di money. Per essere più precisi, io sì, dai, basta, mi sono rotto i coglioni. Forza, raga, è una Nuzlocke. Facciamo le cose veloci, su. Dai, Bufu, veloce. Dai, perché c'è uno Zorua di fianco? Me lo dai quel Zorua, vero? Di solito, se non sbaglio, mi dà quel Zorua. Non vorrei dire una stronzata, dovrebbe farlo. Sì. Ok, raga, non so se è randomizzato o no. Se non fosse, cioè, se fosse randomizzato, conterebbe come cattura di Libecciopoli. Quindi aspettate che io deposito un Pokémon e lo vado a prendere, perché sapete, gli static Pokémon non so se li ho randomizzati. Credo di sì, in teoria. Allora, fermi. No, madonna, che box aborto. Allora, mettiamo Vaiolo, che così fa compagnia a sti disastri cosmici. Ok, perfetto. Allora, vediamo un attimo, ragazzi, se effettivamente l'ho randomizzato oppure no. Ovviamente, se non l'ho randomizzato, lo libero. Comunque, lo relego nel box. Non gli do neanche il soprannome, non conterebbe. Però non sono molto convinto. Fa vedere. No, ok, pare essere Zorua.
Pare essere effettivamente uno Zorua. Sì, infatti non l'ho randomizzato, quindi niente raga, non conta come cattura. Sad. Cioè, so che molti di voi saranno tristi perché, oh mio Dio, Zorua che figo. Però raga, devo stare alle regole e i Pokémon devono essere randomizzati, quindi bella figliolo, bella per Zorua, vai pure nel box, è stato un piacere. E tra l'altro tipo veleno, tenaglia, rapigiro, furiotela. E furiotela, cazzo, raga, chiamate la Game Freak, ditegli che in ottava gen se non mettono furiotela io veramente bestemmio. Io li ho curati i Pokémon, certo che no, andiamo a curarli. Allora, adesso suppongo che ci sia la battaglia contro il capo palestra, che io non voglio fare perché so già che mi aprirà il culo, ma questi sono altri discorsi. E se non sbaglio poi lo stesso capo palestra ci fa andare al Pokémon World Tournament. O forse c'è prima il World Tournament. Sapete che non ricordo. Sta di fatto che io il World Tournament, per quanto sia bello, lo balzo perché non fa parte del... No, bella, mi sa che... No, bella, c'è la palestra prima. C'è la palestra prima. Dimmi di sì, ti prego. Bestemmio se non c'è la palestra prima. Cioè, se mi sta... Ok, buongiorno. Oh, grazie, ok, no, dovrebbe esserci la palestra, perfetto. Inizia il delirio, signori, perfetto. Sì, sì, lo so che sì, perché sicuramente avrà dei Pokémon di tipo terra, vai pure tra. Allora, hanno fatto un redesign di sta roba qua, che secondo me è meglio, perché prima era veramente un casino allucinante. Allora, mettiamo davanti, raga, Menki. Perché Menki, nello scorso episodio, non ha combattuto praticamente. Quindi, operaio mio, scavando credendo... Scavano credendo nel loro... Vabbè, vaffanculo, va a morire ammazzato. Allora, vediamo con che Pokémon quest'uomo scava. Con un Machoke. Perché è così giusta come cosa? Oh, cazzo, quanto sono alti sti livelli. Allora... Non mi paralizzare. Ok, perfetto, beh... evidentemente aveva le difese di un ombrello, perché altrimenti non si spiega. Io, ragazzi, non so dove andare in sta palestra. Voi sappiatelo che io non ne ho idea. Sta cosa qua cos'è? Ah, Gesù bambino, c'è pure sta roba qua. Ok, perfetto. Oh, quella lì dovrebbe essere quella che poi mi porterebbe a Rafan nel momento in cui sblocco una cosa che poi vedremo. Perfetto, silicone, raga, il Pokémon che si utilizza per fare per rifarsi le tette. Di solito si usa lui, infatti è molto utilizzato nell'industria. Muori davvero. Muori, fammi sta cortesia. Ole, ho sprecato una della la mossa più potente del secolo. Non sapevo che i pigliamosche fossero ammessi qua dentro. Cos'era sto schifo? Dai, ma non si può. Perché? Perché avevi Silcun e Cascun, raga, l'allenatore più scandaloso sulla faccia della terra. Solo lui può battere un eroe. Cazzo, era tutta una trollata, raga, era tutta una trollata. E adesso come si farà? Mega assorbimento. Contro John Frog contro John Frog, lo scontro secolare. Eroe contro eroe, incredibile. Però abbiamo vinto noi perché siamo fortissimi. Livello 30, sto cominciando seriamente a preoccuparmi, perché ho come l'impressione che il capo palestra gli abbia un livello abnormico. Però cosa? No! Torna indietro, cosa hai detto? Hai preso l'ascensore e ti così. Ok, perfetto, dall'alto vedrai meglio, perfetto. Oggi raga, scusate, ma ultimamente c'ho veramente questi principi di dislessia che io non riesco davvero a comprendere. Potevi almeno avvisarmi che eri qua. Cioè, voglio dire, avvisami di... Ehi, sono qui, Chansey. Ok, no, però le statistiche randomizzate, raga. Ok, perfetto, stavo già cominciando a impazzire. Ok, è di tipo... Oh, cazzo. Allora, è di tipo buio, su questo ci siamo. Però, tipo, mi sta aprendo il culo, quindi fermi un attimo. Allora, elettrotela. E ancora con questa elettrotela, come cazzo si chiama? Aspettate, elettrogelo. Io sono fissato, raga, con le tele a sto giro. Menki, se... Io lo sapevo che andava a finire così. Lo sapevo. Allora, non vorrei che fosse di tipo buio roccio o qualcosa simile. Lo scopriremo subito, raga. Ovviamente. Io cosa lo sto qui a dire? Allora, proviamo, raga, con Eiffel, raga. Così, out of nowhere. Mandiamolo in campo, il nostro Eiffel, che c'ha, penso, un soprannome... L'unico soprannome decente che io abbia mai dato all'interno di sta serie per il momento. E allora forza dovrebbe shottarlo se ho... Ok, perfetto, il tipo roccia buio, raga. Vi capisco pure i tipi così dal nulla. Sceptile, ok, fermi. Eiffel, illuminati d'immenso come fai di solito e... Porca puttana di quella troia. Tipo, quindi mi stai dicendo...
volante. Sì, volante. Vigor corpo. Aia, aia. La potenza, signori. La, il pa- Dai, però io, cioè, non è che ogni volta che sfotto un Pokémon poi mi deve aprire il culo per forza. Cioè, dove sta scritta sta cosa, davvero? Questo Sceptile penso sia il Pokémon più scarso che abbia mai incontrato all'inizio della serie. Cioè, attacco di merda, difesa di merda, lento. Cioè, come minimo aveva 14.000 PS perché è l'unica. Allora, continuiamo nella nostra scalata verso la vittoria, che tanto vittoria temo non sarà. Mettiamo davanti a questo punto, raga, torniamo con il Big Vaiolo, raga, il comeback dell'eroe. Cioè, che poi no, eroe sarebbe un po', diciamo, usurpatore, però del membro più importante, almeno a mio avviso, della triade delle malattie. Ok, perfetto, interessante questo sguardo sul nulla. Perfetto, proseguiamo. E io sinceramente, raga, sto veramente cercando di sbloccare tutte le zone possibili. Ok, allora io suppongo di dover arrivare a premere un pulsante che poi mi colleghi con quello a cui mi deve collegare. So che detto così non sembra essere una gran cosa, però vi giuro che intendevo una cosa sensata io. Allora. Aspettate, ok, qua c'è il capo palestra. Lì sopra c'è il capo palestra, su questo ci siamo. Evidentemente devo trovare un pulsante da premere affinché si sblocchi una certa strada. La cosa divertente è che io questo pulsante non lo trovo. Che sia qui, che sia qui. Ma vaffanculo, ta sorella inguaiata. Niente, non è qui a quanto pare. Allora, vai, Wayne Engineer, Seeking, perfetto. I famosi ingegneri con i pesci, raga. Ottimo così, Vaiolo. Dai, vai di pugno rapido, dammi una gioia nella vita. Olè, mamma mia, raga, Vaiolo, la sua potenza. Devo stare zitto. Devo stare profondamente zitto. Attenzione, predict non voluto, raga. Taglio e at home. Ho fatto davvero sta stronzata. Ombra artigli. Porca di quella puttana. Ok, perfetto. No, perché raga, non è che si può andare avanti così nella vita. Allora, raga, abbiamo un problema di fondo che fa inizia con la V e finisce con la Aiolo. Perché è davvero scarso. È scarsissimo. È una pippa allucinante. Allora, io devo trovare sto fantomatico. Ah. Ah. Ok. Non me lo aspettavo. Detto ciò, allora, prepariamoci perché la sofferenza è di casa oggi. Allora, vediamo di curare Mankey. Dovrei avercelo io un qualsiasi, un pisello che lo curi. No, ti prego, no, non dirmi che non ce l'ho. Oh, sì, sì, ah, baccaglieggia. Grazie Gesù, grazie Gesù. Allora, raga, partiamo con Vaiolo. Io provo a dargli fiducia, ma ho paura. Oh, eccoti finalmente, alla buon'ora. Forza, allora, fammi vedere di cosa sei capace. Lag, bella lì. Joy, perfetto, che tanto Joy non è perché c'è una faccia veramente incazzuta. Incazzuta, non so se esista. E a quanto pare si è dato al ciclismo, perfetto. Clefable. Iniziamo davvero mal, minchia, livello 33 è fortissimo, porca puttana. Vaiolo, davvero, ho bisogno che tu non faccia troppo. E boia. Dai, però non mi vuole, cioè, è fatto apposta. E vabbè, ho capito, ma ma dai, cioè, no, non puoi. Ma porca troia, ma devi colpirlo. Ma non può andare sempre così ogni volta che affronto un capo palestra. Ma io non posso davvero bestemmiare così tanto i santi. Se mi shot impazzisco. Io non posso impazzire ogni volta che gioco a sto gioco. Non posso, Cristo Madonna. Incrotuono, ma vaffanculo, tua madre tonno. Guarda quanto mi fa male, ok che era un critical, però Cristo Madonna. Allora, fermi, beccata. Ok, beccata due, non curarti, ok, incrotuono. Zio, se criti e mi sciotti. Ok, ci siamo capiti. Perfetto, raga, è morto Vaiolo. Ok che era quotato a 1.2, però no, no. Ok, no, Ninjask non ha l'abilità di Sheninja, calma. Ninjask non ha l'abilità di Sheninja, calma. Ok, no, sennò sarebbe stato un inferno, ve lo giuro. Allora, c'è la randomizzazione proprio che si fotte, perché questo qua impara protezione a livello 0, praticamente.
Aia, aia. Ok, Gelamondo. Vediamo se riesco a mandarlo giù, raga. Non credo, però non si sa mai. Magari culo. Chiaramente. Ok, fantastica sta diminuzione di velocità, davvero utile. Allora, lui continua a fare abbagliante, che dovrebbe diminuirmi la precisione nel caso dovesse farcela. Cos'è sta merda? Madonna, che due coglioni sta battaglia. Allora, abbagliante, non mi abbagliare fin troppo. Dai, chissà perché me l'aspettavo. Perché abbassa la difesa speciale una mossa come abbagliante? Sta cosa non ha senso. Ok, critical di Bernard, è brutto colpo. Cioè, vabbè, come se non avessi detto nulla. Change, vai, è il tuo momento. Contro quest'ultimo Pokémon, contro un Gyarados. Livello 33, Dio Bebè. Dai, però. Allora, fermi. Allora, devo un attimo capire quali sono mosse fisiche e quali sono speciali, se no altrimenti finisce davvero, davvero male. Oh, questa è fisica, questa è fisica, questa è speciale, questa è fisica. Andiamo di vento gelato, raga, sperando che il tipo non ci tradisca. Cuor di leone, merda, questo si busta. Merda, questo si busta, merda, questo si busta. È un casino. Stai giù, non ti drizzare, grazie. Sto avendo un orgasmo. Ok. È appena successo qualcosa di atomico. Sì, ho 5 medaglie. Grazie, Aero Assalto. È sicuramente classica mossa di tipo roccia. E ora vieni con me. A proposito di orgasmi, no? Ok, perfetto. Allora, io non c'ho voglia, raga, di fare Pokémon World Tournament in video, semplicemente perché non è inerente alla challenge, nel senso che comunque non dovrebbero essere randomizzati i Pokémon. Per quanto sia bello, lo riconosco, però preferisco non farlo. Quindi adesso penso che inizieremo il prossimo episodio appena fuori da World Tournament, perché ci sarà una piccola chicca comunque. Sta di fatto, ragazzi, che adesso però dobbiamo fare un'altra cosa prima di concludere l'episodio. E questa cosa si chiama cattura. Allora, con te però non ci ho parlato. No, ok. Questa cosa qua, ragazzi, si chiama cattura, che non sarà sul percorso alla nostra sinistra, nonché alla destra del centro Pokémon. Non so perché ho dato questo dettaglio inutile, ma sarà, ragazzi, sul ponte Libeciopoli. Infatti nello scorso episodio non l'ho fatta la cattura, voi non l'avete neanche visto perché avevo fatto il mini riassuntino. Però, ragazzi, in questo episodio andremo a fare la cattura sul ponte, perché sarà possibile farla andando a pestare le ombre che appariranno sul ponte. Chi non ha giocato a Nero 2 si starà chiedendo che cazzo è sta merda, ma adesso vi farò vedere, o almeno ci proverò. Allora, possibile che si trovino anche strumenti dall'utilità aberrante come più reazione. Però, ragazzi, a volte qui sopra ci si trovano dei Pokémon. E io vi giuro che questa cosa qua è una figata. Per quanto io non riesca a concepire come faccia un Pokémon che vola ad apparirti davanti, e se continuo a trovare delle più reazioni, la mia reazione per l'appunto potrebbe essere pessima. Perfetto. Dai! No, 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 no. Ah, però aspetta, Spice is close. È Spice is close, quindi non posso catturarlo, ma ci è apparso un'altra volta. Oh, non posso prenderlo perché già lo abbiamo. E quindi avremo la stessa catena evolutiva. Quindi adesso ci riproviamo, ok. Raichu. Raichu. Onesto. Ah, Vaiolo, tu sei morto, levati dal cazzo. Allora, ok, perfetto. Scusate sto piccolo fail, non mi ero accorto che fosse ancora in vita, purtroppo. È durato davvero tanto quel Pokémon, raga, veramente commovente davvero. Allora, vediamo di non morire, Raichu, ti prego, che tu potresti essere un Pokémon interessante. Mi hai preso fin troppo alla lettera, puoi soffrire un pochino di più volendo. Oh, Vuotonda. Raga, che bello avere Mankey, che veramente è un cazzo di tank. Lo sto rivalutando come Pokémon, sarò davvero sincero. Lo sto cazzo rivalutando, perché veramente è un tank assurdo. Mi salva nelle situazioni in cui ho bisogno di ciccia tra i Pokémon. È incredibile. Crystal colpo, muori! Cioè no, non morire, però so, ok, perfetto, allora non lo so, Mega Ball. Andiamo di Mega Ball, un Raichu. Lo chiamo... Potrei chiamarlo... Vabbè, no, non è Pikachu, sennò Luke sapeva come l'avrei chiamato.
Raichu, lo chiamo Surge, lo chiamo, un nome carino, ci sta. Allora, nel frattempo però, prima di dargli il soprannome dobbiamo catturarlo. Quindi se non riesco a catturarlo, io potrei prendere questo telefono, andare dalla Vodafone e fare una richiesta di bestemmia. Grazie, allora, fermi tutti. Non crittare, mi raccomando, è fondamentale che tu non critti se vuoi rimanere vivo. Ole, perfetto. E per vivo non intendevo Raichu, intendevo proprio Mankey. Megaball. Qua appoggio il joystick, mi tolgo le cuffie e bestemmio Dio con tutta la mia forza. Porca troia, quanto cazzo è forte. Oh Gesù. Meno male che l'ho indebolito prima che iniziasse a fare sta merda, perché altrimenti avrei potuto sclerare. Allora, dai, che questo video se non dura 40 minuti è meglio. 1, 2, 3. Perfetto, mi hai preso la lettera, caro Raichu. Ole. Allora, vediamo un attimo il tipo elettro volante. Ok, praticamente un Raichu volante. È un I Believe I Can Fly venuto male, perfetto. Potrebbe essere il titolo Raichu col tipo volante, nuova forma Lola di Rai, non lo so. E vabbè. Surge, dov'è la S? Datemi la S, che sono reduce da una stronzata clamorosa. Allora, Surge. Raga, questa è la nuova forma volante di Raichu, ci piace, raga. Perfetto, allora direi di tornare verso Libecciopoli, ragazzi, e sinceramente penso che possiamo chiudere quell'episodio. Comunque siamo a 21 minuti, ci può stare. Le altre catture, ragazzi, ovviamente le tengo per i prossimi episodi. Ripeto, farò la parte del Pokémon World Tournament fuori parte, per l'appunto, solo la parte del torneo, perché poi dopo ci saranno dei passaggi interessanti. Ma no, 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 non l'ho fatto apposta. È finita. È finita, la serie è finita. La serie è finita. La serie è cazzo finita. Rimarrò per penitenza, chiuderò il video così. Sta venendo un crampo, ve lo giuro. Ciao, nel mentre, non so se mi vedete. Io per penitenza chiudo il video così. Chiudo per penitenza il video così. Mi tolgo anche le cuffie, che tanto, guarda, è una merda sta vita. Oh, grazie, oh. Oh, sei stato pure breve, grazie a Dio. Ok, Aya, mi sono fatto malissimo alla gamba. Detto ciò, allora, curiamoci un attimo i Pokémon. Andiamo a depositare Vaiolo per il prossimo episodio. Adesso guardiamo un attimo Raichu, raga. E penso però di prendere lui, perché è peggio degli altri due. Difficilmente puoi fare. Uno non si può evolvere, l'altro era meglio che non si evolvesse. Allora, vediamolo un attimo. Vuoto onda, sono là lì, ha minimizzato Furtivombra. Ma a me interessano più che altro le statistiche, perché le mostre puoi cambiare. Allora, alla difesa speciale di un ortaggio, quindi cioè gli sputi in faccia e muore. Però Vuotonda è buona, Furtivombra no, ok, le mosse sono decisamente da migliorare. Però sì, dai, penso di mettere in squadra lui, anzi direi che lo sposto già, perché tanto Vaiolo è morto, quindi non è che posso fare molto. Tra l'altro Vaiolo aveva statico, quindi sostituisco un altro Pokémon con statico, siamo a 4 morti. Niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace, un commento, un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Per il prossimo episodio allenerò Raichu e tirerò un po' su di livello gli altri Pokémon, perché i Pokéballestra in questo gioco sono fortissimi. E niente, vi invito anche a premere la campanella per ricevere ogni giorno i feed e a passare dai social per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale. E noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo video.